Gli intoppi ce ne sono tanti, perché purtroppo le bugie hanno le gambe corte. L'assessore Ferri dice che i nostri avvocati stanno interloquendo con i loro avvocati. Quindi questa è una grande bugia, perché i miei avvocati stanno interloquendo chiedendo solo da 2 settimane di avere risposta alla nostra bozza, cosa che non arriva. Forse, mi ha detto il mio avvocato, entro la settimana vedremo qualcosa. Quindi vuol dire 29 giugno, che è sabato, vedremo qualcosa, naturalmente dovremo avere il tempo di rispondere, di vedere se tutto sta scritto bene, quindi sicuramente se ne passerà dell'altro tempo. Quindi la data del 12, la famosa data del 12 luglio, data ultima per andare in Consiglio Comunale e poter approvare la risoluzione transattiva, che, torno a ripetere, i tempi, come dicono il pubblico, sono lunghi, mentre quelli del privato sono brevi, sono le grandissime fesserie. Mi dispiace usare questi termini, perché una transazione è composta da 4-5 pagine. Gli allegati sono quelli che sono, contratti di affitto sono allegati banali. Poi dopo, se si vuole pensare che adesso si deve scrivere una convenzione per lo stadio, abbiamo detto che non sono questi i presupposti dei nostri accordi, si farà successivamente. Ci siamo detti e resi disponibili di fare anche la gestione a freddo, tra virgolette, dipendenti del comune per il periodo in cui devono preparare il bando e assegnarlo a un nuovo gestore. Abbiamo dato tutte le disponibilità di questo mondo. Io quello che voglio è chiarire qui, ed è un messaggio per, diciamo, la tifoseria, è che per il 12 luglio, se non c'è, anzi più che altro per il termocalcio, se non c'è il passaggio in Consiglio Comunale, il termocalcio deve produrre la fiduzione. Non la produrrà, se non la produrrà deve trovare un altro stadio per potersi iscrivere, perché il Bonolis non darà la concessione, perché lo stadio Bonolis ha le sue regole. Ci vuole una fiduzione, la richiediamo, la fiduzione bancaria, per poter rilasciare il titolo per potersi iscrivere al campionato. Quindi io spero, mi auguro, come ho letto sulla stampa, che possano andare sul Castelnuovo, perché è l'unica soluzione che hanno per potersi iscrivere quest'anno al campionato. Poi dopo si vedrà. A questo punto, visto che non si sono maturati gli impegni che abbiamo aggiunto già da diversi mesi, da marzo, da quando va avanti questo teatrino, perché è un teatrino a questo punto, vuol dire che sarà logico aspettare la risoluzione dell'arbitrato. Vediamo poi chi c'ha ragione, perché secondo me l'arbitrato risolve tutto. Se abbiamo ragione noi andremo avanti con le nuove regole dell'arbitrato, se abbiamo perso se lo riprenderà direttamente il comune. Nel frattempo lo stadio sarà fermo, si chiuderanno le porte, perché a questo punto io mi sono stufato veramente, scuso, uso questo termine molto forte, di stare dietro alle chiacchiere inutili di questi politici che non sono in grado neanche di far lavorare dei propri avvocati o forse i propri dirigenti per poter scrivere una transazione che sinceramente si scrive in pochissime giornate, se c'è la volontà di farlo. Io ricordo che questa amministrazione, quando ha voluto rilevare la Team da un concordato fallimentare, ci ha messo poco meno di qualche settimana, ed era un'operazione molto più complessa di questa qua, di risolvere una concessione e ripartire da capo, perché ha tutti gli strumenti per poterlo fare anche dopo. Detto questo, ho detto tutto. Spero che per i tifosi si chiarisca bene chi sta lavorando per il bene della squadra di calcio. Sicuramente non l'amministrazione, e questo lo dico e lo ribadisco fortemente, perché io tutto quello che devo fare, e mi sto impegnando anche con questa intervista per farlo capire, per far capire chi non sta rispettando i tempi, tempi noti, stranoti da mesi. Quindi in sostanza l'accordo c'è, manca questo nero su bianco, manca la stesura dell'accordo. Praticamente è come se non ci fosse l'accordo, no? Se tu, cioè, verba volant, scripta manent, e purtroppo qui nessuno vuole mettere la firma, almeno chi dice che vuole fare questa separazione, perché a settembre, quando ha detto che voleva fare questa separazione, gli abbiamo presentato la soluzione su un piatto d'argento, una soluzione che la sta respingendo, lo dissesse chiaramente, perché io sono anni che non sto facendo niente. Okay? Mi sto stufato, letteralmente stufato, di aspettare che questo sindaco faccia qualcosa di concreto per lato stadio. Poi per le altre cose farà tutto quello che gli pare, apre le strade, apre le cose, fa tutto quello che vuole. Se però lo stadio non lo vuole fare, lo dicesse, lo deve dire chiaramente che vuole fare, perché quelle le fesserie che manda in giro gli assessori a dire le bugie, perché torno a ripetere, la dichiarazione fatta poc'anzi l'assessore Ferro è una sacrosanta bugia, perché i miei avvocati non sanno nulla da 15 giorni, chiedono solo quando ci rimandate i documenti. Ecco le interlocuzioni che abbiamo, punto.